Sant'Agnello Golle di Il Noto torna a cullare il sogno di una clamorosa salvezza diretta. Vince in zona Cesarini contro la Vibonese la squadra di Giancarlo Betta con il rigore trasformato all'85esimo dal forte attaccante campano. È un Noto svogliato e superficiale quello del primo tempo. Una sola grande occasione per i Granata, oggi in maglia bianca. È l'ottavo quando Merito pesca in aria Trimarco che si gira e lascia partire un tiro cross per Accetta che però si fa chiudere in angolo. Al 29esimo i locali protestano per un mani in aria di un difensore calabrese non rilevato dall'arbitro D'Oronzo che lascia correre. Il tiro di Astarita sembrava destinato al 7. Nel primo dei 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il pubblico sottolinea con i fischi questo tiraccio dal limite di Conti. Subito un brivido ad inizio ripresa per i padroni di casa, ma Cosenza cestina così l'occasionissima del vantaggio su sponda aerea di Calzolaio. Il Noto non si scuote anche se all'11esimo troverebbe il gol del vantaggio, ma Mautone vanifica tutto commettendo fallo in barriera su tiro di Conti. Per lui arriva anche il giallo. Al 23esimo Vezzani decisivo su questa punizione di Spanò. La formazione del presidente Musso attacca ma rischia grosso al 34esimo quando Spanò, tenuto in gioco da Intelisano, si presenta solo davanti a Vezzani, calciando però sull'esterno della rete. La svolta al 39esimo quando Sant'Agnello viene cinturato in aria. L'arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione alla formazione di casa. Dal dischetto lo stesso numero 10 Netino è freddissimo e spiazza così il portiere avversario. Soltanto nel girone di ritorno il Noto ha incamerato 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. 6 le vittorie consecutive dopo il KO di Messina dello scorso 13 gennaio, poi lo scivolone di Ribera seguito da altri 4 successi di fila. Se non è record per una squadra che aveva chiuso l'andata in ultima posizione a quota 7, poco ci manca.